Grazie. Senti la polvere attaccata alle tue lacrime, dentro quella prigione a segnare i giorni nei muri. Tutto ti fa paura in quelle terre d'Oriente, ma la tua penna ancora la forza per raccontare il dolore della gente. E ti hanno condannato per aver detto la verità davanti a un carro armato che non ha pietà. E ti hanno fucilato per la tua professionalità. Soldato, giornalista della stampa libera, libera, libera. Hai sentito odore di morte di chi ha lottato per la dignità proprio ad un passo dal mare, finestra della civiltà. Questi palazzi cadere per effetto dei bombardamenti, e bambini confusi e dottori abbracciarli alleviando i loro tormenti, i loro tormenti, i loro tormenti. Dell'innocenza, del diritto di uguaglianza e di diversità, ma nessuno avrà mai il diritto di torturare negando la libertà, la libertà. E ti hanno condannato per aver detto la verità davanti a un carro armato che non ha pietà. E ti hanno fucilato per la tua professionalità. Eri come un soldato, giornalista della stampa libera, ogni forma di libertà, di libertà, di libertà. Grazie, grazie.